attacco. Si avvantaggia nuovamente Shogun dei Grippi su Saturn Laser. All'esterno è Satin. Numero 5, Serpico Grad, squalificato. Poi Stella del Nord OP, Siniscola, Soho dei Grippi all'esterno. Infine Sandra Capar, scatta la squalifica per Serpico Grad, descente iniziale in 14.2. La rottura di Satin. E intanto i 400 in 30, appena scarso. In vantaggio Shogun dei Grippi, di rincalzo Saturn Laser, poi Stella del Nord, Siniscola. Numero 8, Sandra Capar, squalificato. Esposta all'esterno, 46.8 per i primi 600 metri sul mio cronometro. Soho prova a risalire al largo, lo anticipa Stella del Nord OP che va a gravitare su Shogun dei Grippi, ma poi sbaglia improvvisamente. 800 iniziali in 1.3.5. Shogun al comando, Saturn Laser di rincalzo, al largo Soho dei Grippi. Il passaggio al primo chilometro in 1.19, appena abbondante. Shogun leader, poi Saturn e Soho, quindi Siniscola. Mancano poco più di 400 metri al termine, con Siniscola che ha la destra libera e prova a scattare sui primi. Allora Soho dei Grippi va ad incalzare Shogun, che per il momento controlla. Saturn Laser alla ricerca di uno spazio, Siniscola a centropista alla retta di arrivo, Shogun al comando, Soho che attacca, Siniscola a centropista lungo lo steccato, si mantiene sempre Saturn Laser. Siniscola. Numero 7, Saturn è squalificato. Shogun, Soho e Siniscola a darsi battaglia. E nel finale finiscono in linea Siniscola e Shogun, poi Soho e Saturn. E qui e la voglio rivedere perché qui c'è la prospettiva che potrebbe ingannare. Vediamo un po'. Allora, Shogun, Saturn Laser a ridosso, più a largo Soho dei Grippi. Al ciglio esterno finisce forte anche Siniscola. Ed è proprio Siniscola, sì, che piuttosto nettamente la spunta su Shogun dei Grippi, che precede Soho dei Grippi e Saturn Laser. Siniscola e Marco Lasi, il training di Fulvio Bellucci, colori della scuderia Finauto Sport, 7.67, la media dovrebbe essere intorno al 1.18 scarso.